L'unica cosa che tu hai dentro la testa in quel momento è salvarti. Io quel giorno ho visto gente ibernarsi e gente che pedalava in senso contrario per a scaldarsi. Si dice molte volte, no, che lo sport non è mischiato alla politica. Si poteva fare qualcosa secondo te o... Si poteva fare ovviamente qualcosa, ma l'aiuto più grande che ci dovevano dare... Ciao a tutti ragazzi del Capitano di P Eventi del Pendolo. Oggi siamo qui con una magnifica vista, ma soprattutto con un ospite davvero speciale, Marco Canola. Chi di voi non l'ha conosciuto e chi non ha mai sentito parlare del famosissimo caso Gazprom, che ha lasciato piedi numerosi corridori. Marco, presentati un po' al pubblico del Capitano, spiegaci chi sei, per chi non ti conosce, la tua carriera in breve, due parole. Ciao ragazzi e a tutti quanti i fan del Capitano. Praticamente io sono un ex ciclista professionista, ho concluso l'anno scorso, 2022, ho fatto 11 anni da professionista, sono stati molto molto intensi, in carriera ho vinto una tappa del Giro d'Italia, tra le più di rilievo e spicco, la Japan Cup, più di 10 vittorie da come professionista. Ma ad alti livelli, diciamo. Sì, è stato anche e in nazionale. Tu l'hai fatto? Io l'ho fatto. Abbiamo vinto un po' di corse, ci siamo divertiti soprattutto e mi sono portato a casa un bagaglio che al giorno d'oggi tanti non possono vantare. Una scuola di vita, diciamo, il ciclismo. Cosa ti ha lasciato, prima di passare alla parte brutta, cosa ti ha lasciato di bello il ciclismo che ora ti porti avanti nella tua quotidianità? Magari qualche insegnamento veramente speciale. L'esperienza che probabilmente su tanti altri lavori non puoi avere. Facci un esempio. L'esempio è che sai quanto dura sia correre in bici e lo sai solo dal momento in cui lo provi sulla tua pelle. Ci sono momenti veramente difficili, arrivi anche a essere molto negativo, ma lì proprio ti si fa la tempra, lì fai la scorza dura e impari ad andare avanti. Il mai molar, quindi, quello che il abbiamo creato molar, con effettivo. Eventi del Pendola. Esatto. E lì in questi casi non è più il sogno che tu vuoi diventare qualcuno fin da quando eri ragazzino, ma il discorso è che ti senti cambiato e migliorato e questa è la cosa che ti fa andare avanti. Il sogno di diventare Tadej Pogačar, per esempio, il ragazzino sì. Di turno di oggi. All'inizio ce l'hai, ma poi impari anche a capire che la vita è diversa, che ti dà degli ostacoli da superare e devi migliorarti. E quella che è la mia esperienza e che anche altri hanno sperimentato come ex professionisti è quello che non puoi imparare su scuola, a scuola, nei libri, non puoi imparare in qualsiasi altro lavoro normale. Ti insegna che per guadagnarti qualsiasi roba è tutto nelle tue mani, insomma. È tutto nelle nostre mani e specialmente se mi parli di ciclismo io penso di sapere qualsiasi aneddoto, qualsiasi cosa. Raccontacene un aneddoto divertente e uno magari un po' meno, ovviamente. Alcuni con sono... quello che puoi. No, alcuni sono di sopravvivenza. Raccontaci qualcosa che alla gente gli piace sapere dietro le quinte, perché quello che vedi in corsa, la vittoria, un abituato in gara, lo vedono tutti quella roba lì, quindi raccontaci qualcosa di nascosto che nessuno sa. In gara sei abituato a partire ed arrivare, giusto? Di solito. E pensi al risultato finale, quindi a percorrere il minor tempo possibile quel tratto di gara. È capitato anche che una tappa al Giro d'Italia, era se non sbaglio 2014, nevicava, dovevamo fare il Gavia, giù lo Stelvio. Vabbè, ma c'era Spolverino, giacca, c'era tutto. Non c'era, perché la squadra dove correvo io all'epoca non potevamo coprire tutto quanto percorso. Nella prima salita, il primo GPM sul Gavia, non avevamo massaggiatori con la che ci dessero da coprirsi, esatto. Quindi noi siamo partiti, poi partivamo da Ponte di Legno dove non nevicava giù, quindi la temperatura era molto più accettabile. Quindi non hai fatto accettabile. I piani per dopo? No, siamo partiti dicendo buona, si fa la tappa e quel che troviamo troveremo. Io quel giorno ho visto gente ibernarsi. Passato GPM ero in discesa con la neve sull'asfalto, sì. E gente che pedalava in senso contrario per a scaldarsi, esatto, perché voleva scaldarsi e poi riscende di nuovo. E cosa fai in una situazione del genere? Cosa vuoi fare? L'unica cosa è salvarsi. L'unica cosa che tu hai dentro la testa in quel momento è salvarti. Quindi tutto ciò che tu puoi trovare, puoi inventarti, che ti possa salvare, perché non devi... Quindi anche giustamente... brutto da dire, ma farsi provvisioni magari anche addosso. Questo ho già sentito sta roba. Sì, è stato un ragazzo, non ero io, che nella discesa... Non ero io! Nella discesa aveva talmente freddo le mani e non aveva i guanti lunghi. L'unico modo che aveva per scaldarsi è stato quello di farsi la pipì nelle mani. Questa è la verità. L'ho visto fare ed è capitato. E non è un fatto disonorevole, ma è proprio il fatto di voler sopravvivere. Sì, qualsiasi cosa c'è la devi utilizzare non per voler... il tuo vantaggio. Esatto. E questo appunto, come dicevamo prima, ti torna nella vita. Perché al giorno d'oggi capisci che le difficoltà, quando magari i ragazzini si lamentano che non hanno le ruote in carbonio, che quant'altro. Quittare. Molte okay. volte la gente vuole quittare, vuole lasciare quittare, andare, vuole abbandonare. Abbandonare, invece in realtà è lì che
ti fa la scorta dell'uomo duro. Sì, esatto, il fatto di dire trovo anche la soluzione, sebbene sembra tutto impossibile. Invece adesso parliamo un po' di cose negative. Il caso Gazprom. Allora, a gennaio dell'anno scorso vi ha lasciato tutti a piedi, senza squadra, senza possibilità di correre. Che te ovviamente non hai mica mollato subito, non ti sei rassegnato, visto, continuavi a allenarti, mettevi foto in palestra, in bici e quant'altro. Perché hai deciso di continuare? Qual era la vera motivazione che ti spingeva ad andare avanti e invece di dire basta, ormai il mio l'ho fatto, mollo tutto e lascio spazio solo ai giovani? Anche in questo caso, quello che è successo, cioè a me e quelli che erano i miei compagni della mia squadra, non è stato semplice, perché si dice molte volte, no, che lo sport non è mischiato alla politica, invece nel nostro caso è avvenuto questo. Una guerra. Oltre che spiacevole, ma è stato un danno per tutti quanti noi. Si poteva fare qualcosa secondo te? O si poteva fare veramente qualcosa, ma l'aiuto più grande che ci dovevano dare, che doveva arrivare, era dalle istituzioni come l'Unione Ciclistica Internazionale. Chi mi ha seguito, chi ha seguito la nostra faccenda, lo sa già di come io mi sia dibattuto. Dove possono trovare dei contenuti da magari andare senza raccontare tutta sta la solfa? Ci sono state alcune interviste, si trovano sicuramente. Abbiamo fatto anche un movimento l'anno scorso durante il Giro d'Italia, con il fiocchetto blu, non mi ricordo, dei braccialettini con la scritta Why, perché ovviamente era indirizzato all'Unione Ciclistica Internazionale. Il motivo, il perché, il per cosa, per come. Non esisteva, diciamo così, l'ente di riferimento che doveva proteggere quello che era il nostro lavoro. Invece alla fine ci hanno lasciati andare. Un paraglio. Sì. Poi qualcuno si è salvato, è riuscito a farci vedere, magari perché è anche più giovane. Invece te, che hanno detto tanto è vecchio, che ti hanno eliminato in poche parole e ora sei qui in una nuova vita. È, diciamo, una verità che probabilmente non verrà mai fuori, perché lì probabilmente ci sono delle somme di denaro sotto che noi non possiamo immaginare e sapere. Ad oggi c'è ancora una causa in corso contro l'UCI e quella che era l'attuale Gazprom di allora, e siamo ancora in attesa della risposta. Comunque non sia, io mai ho continuato ad allenarmi perché volevo andare avanti, sapevo che potevo dare ancora al ciclismo quello che è la mia conoscenza. Infatti con molti miei compagni sono rimasto in contatto, loro sanno che potevano considerare su di me quando io davo la mia parola, avevano il massimo aiuto e il supporto che potessi dare. È dispiaciuto a me, è dispiaciuto a loro, è dispiaciuto anche al ciclismo comunque, perché nell'ambiente ero conosciuto. Ma in quest'anno di transizione, da quando hai abbandonato il ciclismo ad oggi, hai mai vissuto qualche periodo veramente buio? Certo che c'è stato, diciamo che non in questo anno qui nuovo, ma l'anno scorso, dopo che c'è stata la chiusura della squadra, io continuavo a lottare, continuavo ad allenarmi, perché dentro la mia testa c'era: continua a fare, Marco, l'unica cosa che sai veramente fare bene, che fare è quella amici, che so fare al massimo, al meglio, so come allenarmi, so come dare il massimo di testa, essere preparato. E ho fatto questo, mi sono allenato, mi sono tenuto allenato e lo facevo al di là che poi potesse arrivare o meno un'offerta da qualche squadra, per me stesso. Disciplina. Disciplina è quello che mi ha tenuto su tanto. Dopo, una volta che ho affrontato un crollo, c'è mai stato un crollo in cui hai detto c'è stato il ciclismo mese mi ha solo che tolto e non mi ha dato niente, ce l'hai odiato magari per un breve periodo? Sì, beh, c'è stato un mese che io sono andato molto giù e non avevo il coraggio, la forza anche di guardare i risultati delle corse, non volevo sapere assolutamente niente di tutto quello che accadeva al di fuori delle mura di casa mia. Però anche lì vedi, passi momenti difficili e li superi, perché come il discorso che abbiamo fatto prima, a tempra. E adesso invece sei qua insieme al capitano e si è trovato un lavoro, una nuova vita sempre collegata al ciclismo. Cosa fai adesso? Come ti sei rimboccato le maniche per continuare a vivere? Perché bisogna fare qualcosa per mangiare, perché se no... Prima di tutto, cioè, non è che è discorso economico, ma proprio un discorso di cosa tu sai dare, cosa puoi fare e come sentirsi anche realizzati. Forse ora è più semplice, perché adesso quando passi hai tante figure tecniche all'interno di una squadra e quindi alla fine non fai errori. Una volta invece, cioè, non è che è discorso economico, ma proprio come sentirsi anche realizzati.